Siamo veramente orgogliosi e fieri di quello che abbiamo fatto in questo anno e mezzo di lavori incredibili. E tutto questo nasce da una passione che io ho definito passione infinita, tant'è che il logo del circolo è un infinito e la frase che troverete nei bigliettini ovunque è passione infinita, perché è una passione che nasce sia dentro di me che dentro mio marito, fin da piccoli. Io ho potuto esaudire i miei sogni fin da bambina, che volevo stare in questo mondo da sempre. Mio marito è riuscito a farlo oggi, ai suoi 60 anni compiuti, e quindi questo progetto ci ha resi molto fieri. È stata dura, e sappiamo che sarà dura, però è talmente bello che siamo convinti che funzionerà alla grande. Abbiamo uno staff di qualità, abbiamo uno staff che è appassionato, che ha sposato il nostro progetto, a partire dai responsabili, ma non solo. Oltre ai responsabili, anche tutte le persone che abbiamo preso al desk, manutenzione, palestra, gli istruttori di tennis, padel, i maestri di tennis, sono tutte persone che hanno questa grande passione e voglia di condividere. Quindi crediamo nel progetto e vi aspettiamo presto. Molti lo chiamano circolo, ma è un club dove la persona è al centro dell'attenzione. La persona che possa essere un atleta, la persona che voglia solamente leggere un libro, la persona che voglia lavorare, la persona che deve trovare un posto dove essere ben accolto e servito e coccolato. Questa per me è la cosa importante. Creare un luogo dove uno ha il piacere di venire e sa di essere importante come se fosse, come è il numero uno. Questo è il luogo del cuore perché mia madre è mancata nel 2015, quindi fino all'inizio del 2015 tante volte anche con mia moglie siamo venuti a pranzo qua, e chi gestiva qua prima il circo ci guardava in cagnetto perché pensava che avessimo qualsiasi tipo di pretesa o altro. Invece venivo solo qua per i miei genitori. Tenga conto che noi usciamo da un circolo per entrare in un altro circolo, non è proprio il massimo per andare a cena o a pranzo che sia. Invece i miei genitori, perché proprio gli piaceva venire qua. Finalmente apriamo il Green Park, finalmente apriremo anche la cucina e il ristorante, una cucina che sarà aperta a tutti, dalla cucina piemontese tradizionale al pesce. Avremo la possibilità di accontentare tutti i palati. La volontà è quella di aprire le porte veramente a tutti e riempire il ristorante di clienti e il Green Park con loro.